La storia di Don Salvatore Mellone è una di quelle che lascia il segno, una storia di fede e di fedeltà a Dio. Nasce a Barletta il 7 marzo del 1977, in una famiglia, papà Giuseppe, mamma Filomena e la sorella Adele, molto unita e religiosa. Nel 2011 entrò al propedeutico, poi è andato al seminario, ha continuato a studiare brillantemente, superava gli esami, eccetera. Nella primavera del 2014 gli viene diagnosticato un adenocarcinoma all'esofago. Il suo grande cruccio era quello che gli potessero dire: Salvatore, al seminario, curati, interrompi gli studi, curati, e poi quando guarisci, torna. Ma Salvatore sapeva che non sarebbe più tornato da sano. Le sue condizioni di salute lo spingono a chiedere al suo arcivescovo, Monsignor Picchierri, di poter anticipare l'ordinazione sacerdotale. E ci tengo a dire questa frase, disse: Eccellenza, mi può anticipare l'ordinazione? Perché per me anche celebrare una sola Eucaristia sarà partecipazione reale al sacerdozio di Cristo. Quindi incominciò a mettersi in moto tutta la macchina, diciamo, organizzativa. La vigilia dell'ordinazione, il 15 aprile del 2015, a casa della famiglia Mellone arriva una telefonata, tanto sperata quanto inaspettata. Quella mattina ci avevano detto di tenere i telefoni liberi, sia il suo cellulare che il telefono fisso di casa. Niente, arrivò la telefonata di Monsignor Semeraro. Dice: Senti Salvatore, sono qui con ti passo una persona. Quando gli passò, disse: Pronto Salvatore, come stai? Io sono il Papa. Salvatore, mi ricordo, perché poi entrai, era seduto sul letto perché non poteva stare più in piedi ed era felice, sbarrò gli occhi, disse: Ma il Papa che telefona a me? Allora poi gli disse: Ma insomma Salvatore, che mi stai combinando? Mi stai sconvolgendo tutti i canonisti qui a Roma. Ma cosa stai combinando a Barletta? Dice: No, Santità, io ho chiesto di diventare sacerdote. Dice: Non ti preoccupare, che andrà tutto bene. Domani sarai sacerdote e la prima benedizione da sacerdote la devi impartire a me e ricordati sempre di pregare per me. E disse lui: Va bene. E insomma, poi si interruppe la comunicazione. Il giorno dell'ordinazione, la prima benedizione di Don Salvatore è per Papa Francesco. Scenda sul Papa la benedizione di Dio Onnipotente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Era una giornata di gioia, ma di grande dolore. Perché? Di gioia, perché mio figlio aveva raggiunto quello che voleva. Però tutto quello che stava succedendo è perché mio figlio se ne doveva andare. Quando parlava del sacerdozio, diceva che non era nemmeno un desiderio, era come l'aria che si respira.